Laudetur Jesus Christus, Ave Maria. E siamo nel mese del Sacro Cuore di Gesù e del Sacro Cuore di Maria. E vogliamo ritornare un attimo a Sant'Alfonso Maria de Liguori. Ecco, c'è questo bel libro fatto dalla Shalom, Novene, Ottavari e un settenario, meditazione, preghiere e canti tratti tutti da Sant'Alfonso Maria de Liguori. Ecco, ve lo consiglio perché è un bel libretto questo. Si medita molto facilmente e sono riportati poi soltanto i testi dell'autore. Qui parla molto anche dell'Eucarestia e quindi del Sacro Cuore di Gesù. Sono bellissime meditazioni e vorrei farvi, adesso vi faccio un piccolo excursus dalle parole di Sant'Alfonso che ci aiutano ad entrare nel mistero, perché mistero resta. Chi pretende di spiegare la messa, per esempio, o sapere cosa accade nella transustanziazione, non ha capito niente, perché mistero resta. C'è un mistero profondo e grande che è questo amore di Dio. Vi ricordate l'amore non è amato, no? Questo amore di Dio che si fa in quattro. Questo Dio Padre che manda questo figlio a fare che lo dice lui. Per questo sono venuto a morire sulla croce. Non gli bastava, dicono i santi e dice Sant'Alfonso, non gli bastava neppure questo. Ha voluto rimanere con noi nella Eucaristia. Come questo avviene, la Chiesa ha dato questo termine, transustanziazione, l'Eucaristia, ma non è sufficiente a svelare il mistero totalmente, tale rimane. Voi provate a chiedervi, e proviamo tutti a chiederci, ma io ho mai amato davvero? Scusate che è uno starnuto. Due. C'è il polline, oggi è pieno, giugno siamo pieni di polline ancora. Allora, io ho mai amato? Facciamocela questa domanda. Quando ci andiamo a confessare, proviamo ad elaborare in noi, no? Questa domanda e cercare questa risposta. Perché Gesù l'ha detto, come ho fatto io, così voglio facciate anche voi. Ma come ci ha amato Gesù? Siamo capaci di quell'amore? No, da soli no. Da soli è impossibile. Quando noi, ecco, ci mettiamo in una sorta di confronto con l'altro, quando Gesù appunto ci dice, vi ricordate nella questione dell'adultera, no? Chi è senza peccato scagli la prima pietra, noi dobbiamo anche mettere a fuoco un altro aspetto. Se tu non ami come ti ho amato io, lascia perdere. Ci dice questo Gesù. Come si fa a amare come ci ha amato Gesù? È un esercizio continuo. Perché vedete la più grande virtù, no, che dobbiamo coltivare, la più grande dote che Dio ci vuole dare attraverso i sacramenti è l'umiltà. Perché senza l'umiltà, l'uomo in sé, a causa del peccato originale, degli effetti di questo peccato debellato dal battesimo, non c'è niente da fare, riaffiora in ogni circostanza le famose occasioni di peccato, che può essere da una parola, a un pensiero, no? Gesù cosa dice? È quello che nasce nel nostro pensare, nel nostro cuore, è quello che ci può corrompere. Allora, quindi dice Sant'Alfonso de Liguori, voi pensate che qui parliamo di testi che
li ha pubblicati nel 1766. Ecco. Allora, dice l'amatissimo Redentore nostro, prima di partire da questa terra per andare al Padre, dopo aver compiuta con la sua morte l'opera della nostra redenzione e vedendo arrivata già l'ora della sua morte, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, Giovanni capitolo 13, 1, non volle lasciarci soli in questa valle di lacrime. E che cosa fece? Istituì il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, in cui ci lasciò tutto se stesso. Nessuna lingua, dice San Pietro d'Alcantara, è in grado di esprimere la grandezza dell'amore di Gesù per ogni anima. Prima di partire da questa vita, per evitare che la sua assenza portasse l'anima sua sposa a dimenticarsi di lui, egli le lasciò come memoria questo Santissimo Sacramento nel quale rimaneva egli stesso, non volendo che tra ambedue restasse altro pegno per tenere sveglia la memoria che egli medesimo. Gesù dunque non volle con la sua morte separarsi da noi e istituì questo sacramento d'amore per trattenersi con noi fino alla fine del mondo. Quindi stiamo attenti. Quando si parla della famosa profezia di Daniele, a noi molti ci chiedono la desolazione, no? E la sparizione dell'Eucaristia, ci sono diverse profezie che ne parlano. Dobbiamo stare attenti perché il sacrificio in quanto tale non verrà mai meno nella Chiesa. Su questo state tranquilli. Quindi su questo dobbiamo stare tranquilli, chiaro? Mentre invece può venire meno che noi possiamo trovare comodamente l'Eucaristia sotto casa. Ecco, questa noi riteniamo certamente un'interpretazione nostra, ma ci basiamo sulle parole di Gesù. La promessa di Gesù è che non verrà meno. Capite? Lui ci sarà sempre fino alla fine del mondo. In che modo? Se già cominciamo a notare difficoltà sulla questione della messa, l'Eucaristia, la bocca, eccetera, eccetera. Quindi verrà a mancare a noi? Sì, in molte parti. C'è anche la profezia che dice in molte parti verrà meno. Entreremo nelle chiese, diceva Pio XII, e non troveremo più quella lampada rossa accesa. Quindi noi potremmo avere questa difficoltà di dover andare a cercare l'Eucaristia col lumicino. Ma per questo dobbiamo farci furbi, e stare accanto ai nostri sacerdoti, perché senza di loro niente Eucaristia, ragazzi. Quindi senza sacerdote non si può fare a meno. Dunque, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, c'è la promessa di Cristo, stiamo tranquilli. Ed ecco come ci insegna la fede, eccolo in tanti altari dove se ne sta rinchiuso come in tante prigioni d'amore, per farsi trovare da chiunque lo cerca. Sentite qui che bel passaggio, dice San Bernardo: ma Signore, ciò non conviene alla tua maestà, risponde Gesù Cristo, basta che convenga al mio amore. Quando ho meditato queste parole, Signore, diceva San Bernardo, che tu te ne stia lì, ridotto a un cibo, prigioniero d'amore, non conviene alla tua maestà. Risponde Gesù, basta che convenga al mio amore. Vedete perché noi facciamo anche, non battaglia, perché la nostra battaglia è la comunione alla bocca. Ma in questo tempo continuiamo a dire, se ci troviamo alla messa,
Il sacerdote sta passando e ci sta dando Gesù e ce lo impone la mano. Non rifiutiamolo. Pensate cosa dice Gesù. Basta che convenga al mio amore. È l'amore. Noi non sappiamo più come consigliarvi. Capite cosa ha detto Gesù? Basta che convenga al mio amore. Lo stesso dobbiamo fare noi, con Lui. I sacrifici che dobbiamo fare per riceverlo. Perché guardate che l'Eucaristia non è un diritto. Diventa un dovere del sacerdote darci questa Eucaristia in determinati modi. Noi siamo in un'epoca del diritto. Ho diritto a tutto, ho diritto a questo, a questo, a quest'altro. Non è così, soprattutto nei confronti di Dio. Voi pensate a quello che sta accadendo da 50 anni a questa parte, ma più gravemente negli ultimi 7 anni, di questa Eucaristia pretesa da chi non ne ha il diritto. Perché se il diritto non ce l'abbiamo nessuno, non ce l'hanno neppure i divorziati, risposati e conviventi che pretendono di ricevere Gesù, rimanendo nello stato di peccato. Del resto lo dice il numero 1650 del Catechismo della Chiesa Cattolica, che per ricevere l'Eucaristia bisogna rimanere in uno stato di fratello e sorella per chi vive in adulterio e non può risolvere quella situazione. E invece l'Eucaristia continua ad essere pretesa. Vedete, vogliamo le messe. Da quando hanno riaperto, noi stiamo vedendo un po' con l'adorazione eucaristica che è stata ripresa, dove stanno gli adoratori di questa Eucaristia? Vogliamo la messa, dove sono gli adoratori di Gesù nel tabernacolo? Dove sono? Dove sono le file nei confessionali? Vogliamo. L'erba voglio non esiste neppure nel giardino del re. Quindi San Bernardo, Signore, non conviene alla tua maestà di esserti fatto così prigioniero per noi fino alla fine del mondo. Basta che convenga al mio amore. Non gli bastava, non gli basta, Gesù continua. Quindi riflettiamoci bene. E poi c'è la meditazione bellissima sul Sacro Cuore di Gesù, perché naturalmente Sacro Cuore di Gesù ed Eucaristia non possono essere separati, naturalmente. Una persona amabile da ogni punto di vista si fa necessariamente amare. Se si conoscessero bene i motivi che rendono amabile Gesù, ci si troverebbe nella felice necessità di amarlo. Nessuno ha un cuore più amabile di quello di Gesù. Egli ha un cuore talmente puro, santo, pieno d'amore verso Dio e verso di noi, i cui desideri sono tutti rivolti alla gloria di Dio e al nostro bene. Ecco perché noi diciamo Gesù è maestro. Che diciamo a fare che Gesù è maestro se non lo ascoltiamo? In questo cuore Dio trova tutte le sue delizie, tutte le sue compiacenze. In esso regna ogni perfezione e virtù. Un amore ardentissimo verso Dio suo Padre, unito al più grande rispetto e umiltà, una somma vergogna per i nostri peccati di cui si è caricato, unita ad un'immensa fiducia di figlio, una somma ripugnanza delle nostre colpe, unita ad una viva compassione delle nostre miserie. Gli uomini sono portati ad amare una persona per la sua bellezza o per la sua innocenza,
per una familiarità o per la devozione nei suoi confronti. Ma se vi fosse una persona che avesse in sé tutte queste qualità e altre ancora, chi potrebbe non amarla? Ecco, Gesù Cristo ha in sé tutte queste virtù in grado sommo e ci ama tanto teneramente. Come mai però è così poco amato dagli uomini e non ottiene tutto il nostro amore? Perché lo amiamo a metà? Perché? Proprio Gesù, che è totalmente amabile e che ci ha dato tante prove del suo amore, egli solo sembra essere, diciamo così, sfortunato con noi, dice Sant'Alfonso, da non riuscire a farsi amare come deve essere amato. Come se non fosse abbastanza degno del nostro amore. Questo è quello che faceva piangere persone come Santa Rosa da Lima, Santa Caterina da Genova, Santa Teresa, Santa Caterina da Siena, Santa Maria Maddalena dei Pazzi, le quali, considerando questa ingratitudine degli uomini, esclamavano piangendo: l'amore non è amato, l'amore non è amato. Noi abbiamo fatto tutto un filone, se l'argomento vi può interessare, abbiamo fatto 2 Natali fa. Questo è il problema. Ma ci rendiamo conto? Gesù, che è totalmente amabile, non è amato da noi. Perché? Facciamocela questa domanda. Perché Gesù non è amato? E si rimane senza parole, guardate. Magari potessimo comprendere l'intensità di questo amore che arde per noi in questo cuore amabile di Gesù. Egli ci ha amato così tanto, questo è sempre Sant'Alfonso Maria de Liguori, che tutto l'amore degli uomini, degli angeli e dei santi unito insieme non raggiungerebbe la millesima parte dell'amore che ci porta Gesù. Egli ci ama immensamente più di quanto noi amiamo noi stessi. Pensate che lui ci ama molto più di quanto noi possiamo amare il coniuge o un figlio. Si dice che non c'è dolore più grande, amore più grande di una madre verso un figlio. Sì, è vero, in termini naturali, ma qui Dio ha sfondato il soprannaturale. Perché un Dio si è fatto uomo per amore dell'uomo. Si è fatto uomo perché questa nostra carne sarebbe morta e basta. È venuto a glorificarci, è venuto a santificarci. È venuto a renderci come Dio. È venuto a renderci come Lui. È pazzesco. Egli ci ha amati fino all'estremo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Giovanni 13,1. Infatti, dopo averci amato fin dall'eternità, leggetevi Genesi capitolo 3 e tutto, sempre pensando a noi e senza mai cessare un momento di amare ciascuno di noi, ti ho amato di amore eterno. Egli si è fatto uomo. E niente, quando attacca il polline, mamma mia, ho già pulito uno strato stamattina, pazzesco.
Allora, questo è un tale eccesso di carità da far stupire gli angeli e il paradiso per tutta l'eternità. L'amore lo ha indotto anche a restare con noi, quindi, nel Santissimo Sacramento, come in un trono d'amore. Ivi, infatti, Gesù rimane con noi nascosto sotto le apparenze di un po' di pane e chiuso in un ciborio, in un totale annientamento della sua maestà. Immobile, senza parole, cosicché nell'Eucaristia sembra che egli non faccia altro che amarci. Ci aspetta, Gesù ci attende, per donarci questo amore, per donarci le grazie. Vedete, il perdonare, sta in questo sempre continuare di donare. Quando noi diciamo perdonaci, Signore, quando noi dobbiamo perdonare, vedete che viene tutto da questo donare, questo Dio che si dona. Chi ama desidera la continua presenza della persona amata, dice Sant'Alfonso, no? Pensiamo a due innamorati, eh? Che fanno? Si cercano. Ma è proprio questo amore, questo desiderio fece rimanere con noi Gesù nel Santissimo Sacramento. Al suo cuore innamorato sembrò troppo breve il periodo di 33 anni trascorso con noi sulla terra. Quindi, per soddisfare il suo desiderio di restare sempre con noi, egli fece il più grande di tutti i miracoli, la Santa Eucaristia. L'opera di questa redenzione in fondo era già compiuta, Gesù era morto e risorto, eh? Quindi gli uomini erano già stati riconciliati con Dio. Che bisogno c'era che Gesù rimanesse sulla terra nel sacramento? Vi è rimasto perché, dice Sant'Alfonso, non vuole e non sa separarsi da noi, perché con noi trova le sue delizie. Trova il suo compiacimento. Attenzione, non è che Gesù ha bisogno di noi, ma in quella umanità acquisita, glorificando la carne, la nostra anche, no? Vedete, le canonizzazioni dei santi servono per farci ricordare proprio questa potenza, questo potere che Dio ci ha dato. Ma dobbiamo stare con Gesù. Sempre spinto da quest'amore, egli si fa cibo delle anime per unirsi a noi e fare dei nostri cuori un cuor solo con lui. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Vi ricordate Giovanni capitolo 6 come si conclude? Ma Signore, il tuo messaggio è duro. I discepoli se ne vanno. Gesù non dice fermatevi, facciamo un sinodo, facciamo un simposio, facciamo un convegno, facciamo un dialogo, troviamo un compromesso. No, risponde con una domanda che di solito non si fa. Volete andarvene anche voi? O si ama o ci se ne va via, dobbiamo andarcene. Non c'è la via di mezzo, perché la via di mezzo è il compromesso, ma non si può fare. Quindi, no, manca un pezzetto, eccolo qua, c'è il punto. Questo smisurato amor divino ci riempie di stupore, diceva un servo di Dio. Se qualche difficoltà potesse scuotere la mia fede nel mistero dell'Eucaristia, non sarebbe il dubbio che il pane diventi carne e che Gesù possa stare in più luoghi e in uno spazio così piccolo o in ogni singolo frammento. Perché risponderei che Dio può tutto. Ma se mi chiede come egli possa amare tanto l'uomo da giungere a farsi suo cibo, non saprei rispondere altro che questo, che è una verità di fede superiore alla mia intelligenza e che l'amore di Gesù non si può comprendere. Capite? Noi non possiamo aspettare di amare Gesù
appena lo comprenderò, signore, dammi un attimo di tempo, perché quello che mi chiedi io mica lo capisco, no? È lì quando Gesù dice senza di me non potete fare nulla. Ma scusate, come pretendiamo di capire Gesù se prima non lo accogliamo? Prima va accolto, senza se e senza ma. L'amore non è amato. O amiamo o non amiamo, non c'è un amore a metà. L'amore a metà distrugge tutto, distrugge i matrimoni, distrugge il rapporto tra genitori e figli, perché poi diventa un rapporto di convenienze. Oh Gesù, fa che gli uomini conoscano il tuo amore e ti amino. Ecco, voi sapete che poi Sant'Alfonso conclude sempre i suoi interventi con la preghiera, poi ci ritorneremo. Ci basti oggi riflettere su questo. Vi preghiamo, l'Eucaristia è un dono, non è un diritto. Non facciamo il braccio di ferro con i sacerdoti, ricordiamoci che si prendono più mosche col miele che con altro. Che noi dobbiamo desiderare questo amore, dobbiamo fare in modo che sia Gesù a risolverci il problema. Ricordiamoci. Andiamo quindi alla messa. Amiamo l'Eucaristia. Cuore adorabile di Gesù, innamorato degli uomini e creato apposta per amarli, perché sei così mal corrisposto e disprezzato da essi? Anch'io purtroppo sono stato uno di questi ingrati che non ha saputo amarti. Perdonami, Gesù mio. Perdona questo grande peccato di non averti amato, che sei così amabile e che hai fatto di tutto per indurmi ad amarti, degno di essere amato sopra ogni cosa. Perdonami per aver in passato rinunciato a questo amore. Io meriterei la condanna di non poterti più amare. Però ti prego, Salvatore mio, dammi qualunque altro castigo, ma non privarmi di questo tuo santo amore. Concedimi la grazia di amarti, perché anche questo dipenderà da te. Perché anche questo dipenderà da te. Attenzione, scusate se interrompo la preghiera, ma non è che se io non amo, allora è colpa di Gesù che non mi dà questo amore. Così anche quando uno dice io non ho fede, oppure io ho perso la fede per colpa di questo, di Tizio, di Caio e di Sempronio. No, chi perde la fede per colpa di qualcuno nella Chiesa è perché questa fede non ce l'aveva o non l'aveva coltivata bene. Non prendiamoci in giro e non prendiamo in giro nostro Signore. Chiaro? Concedimi la grazia di amarti, poiché questo dipende da te, poi dammi pure le pene che vorrai. È giusto che io sconti. Come potrò temerti dal momento che tu continui a darmi il dolce e caro precetto di amare te, mio Signore e mio Dio? Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore. Tu aiutami, mio Dio. Tu vuoi essere amato da me e io non voglio amare altri che te, che tanto mi hai amato. O cuore infiammato di Gesù, infiamma il mio cuore. Non permettere che per l'avvenire io viva un solo istante senza amarti. Fammi piuttosto morire. Il mondo non veda una ingratitudine simile, che io dopo essere stato tanto amato da te, dopo aver ricevuto tante grazie e tanta luce, ritorni a disprezzare il tuo amore. No, non permetterlo, Gesù mio, ti prego, no. Per il sangue che hai versato per me, spero di amarti per sempre e di essere sempre amato da te,
e che questo amore reciproco non finisca mai più per tutta l'eternità. Fa che questo amore, questa passione, si estenda anche su tutti i miei familiari. Maria, madre del bell'amore, madre del divin cuore, che desideri tanto vedere amato il tuo Gesù, legami, stringimi forte al figlio tuo, in modo che nulla possa più separarmi da lui. Non abbandonarmi, o madre mia, madre di misericordia, mia signora e mia avvocata, mia regina. Amen. Dolce cuore del mio Gesù, fa che t'ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. O Gesù d'amore acceso, non t'avessi mai offeso. O mio amato e buon Gesù, non voglio offenderti mai più, né mai più disgustarti. Cor Jesu sacratissimum, miserere nobis. Cor Jesu sacratissimum, miserere nobis. Cor Jesu sacratissimum, miserere nobis. Sotto la tua protezione ci rifugiamo, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo in questa prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. E voi, santi angeli custodi, aiutateci, suggerite, custoditeci, governateci a voi che vi fummo affidati dalla pietà celeste. Amen. Laudetur Jesus Christus, Ave Maria. Grazie.